Arbitri non erano dell'idea di correggersi e Gino ha fatto una cosa che insomma almeno a me queste cose mi lasciano veramente insieme, quindi bravo lui e grazie a tutti per l'aspetto di detto questo la partita è stata una partita equilibrata fino al 30esimo e poi siamo sicuramente calati sfiduciati da alcune situazioni in campo che ci sono andate male e nonostante la dimensione di impegno difensivo non si sia mai mancato, nonostante anche l'attenzione sul controllo dei rimbalzi che secondo me era stato uno dei motivi fondamentali della sconfitta di gara 3, nonostante questi aspetti positivi non siamo riusciti a rimanere aggrappati alla partita. Quindi, bravo Brescia, ancora una volta, hanno pareggiato la serie con grande merito, devo dire, e adesso si torna alla quinta storia. Devo dire a chiudere che noi ci siamo meritati di giocare una bella in casa nell'arco della stagione perché abbiamo fatto qualcosa in più di Brescia e Brescia si è meritata di giocarsi nella cinque in questa serie finale. Ha vinto due partite importanti soffrendo, noi ci abbiamo provato perché né in gara 3 né in gara 4 abbiamo mollato il costino, quindi onore a chi ha vinto e noi sotto per prepararci al meglio per gara 5. Paolo, quale può essere la causa della replica di questo calo nell'ultimo quarto? Quale può essere la causa? Della replica del calo nell'ultimo quarto di stasera come appunto due giorni fa. Ce ne possono essere tanti, non so, voglio pensare all'atmosfera climatica che è stata veramente pesante, voglio pensare al fatto che qualcuno ha battuto il passo in due partite così breve durate dalla terza alla quarta, cosa che abbiamo secondo me accusato anche tra la prima e la seconda, e sicuramente c'è anche il fattore tecnico, il fattore tattico, stiamo soffrendo la difesa di Brescia che se da un certo punto di vista con la perdita di Jenkins ha sicuramente perso qualcosa nella fase offensiva, a me sembra che nella fase difensiva abbia acquisito una certa solidità che almeno fino a 10 giorni fa non aveva, insomma, quindi questa è una sensazione. Tutti questi motivi insieme più uno più un altro possono aver contribuito. Siano state tante una partita a così a bassi ritmi, ma non tante in base alle nostre abitudini. Quindi non so, un altro dato che viene evidenziato tanto dai numeri è la differenza enorme che c'è dei falli fatti, commessi e subiti. Sia in gara 3 c'era, non era così marcata, ma questa sera in gara 4 questa è una cosa enorme. Ora devo analizzare con più precisione se stiamo attaccando poco il canestro, se ci accontentiamo troppo delle prime soluzioni, insomma non lo so, devo analizzare il perché subiamo così pochi falli e perché ce ne vengono fischiati
almeno insomma ora il doppio, no, ma insomma siamo nei livelli del doppio di quelli dei nostri avversari. Ripeto, ci sarà una questione strettamente tecnico, tattico o d'altro, insomma devo analizzarlo per capire bene se c'è qualcosa che dobbiamo migliorare anche nella qualità del nostro attacco in termini di equilibrio vicino e lontano dalla canestra. Ti preoccupa di più il fatto di aver visto appunto un calo fisico e mentale in queste due partite o il fatto che nelle quattro partite tu sia, non è riuscito a segnare mai più di 65? Ma io non mi preoccupa il fatto di dover vincere la partita a 50, io sono sereno da questo punto di vista, vinceremo la partita a 50 con molta serenità, consapevoli che un vantaggio di 6-8 punti è come un vantaggio di 16-18 in altro tipo di partite. Mi ricordo quando ero ragazzo e giocavo una partita, una finale di Coppa dei Campioni tra Limoges e Benetton, vinta 50 qualcosa, 50 qualcos'altro, quindi se si tratta di giocare questo tipo di pallacanestro dovremmo essere pronti a giocare la partita 50. Ci vuole la consapevolezza che in quel tipo di partite tutto fa differenza, un rimbalzo, un recupero, una difesa, non sono più gli attacchi che domineranno, saranno le difese, come credo sia il motivo predominante di questa serie, no? Allora, di per sé... Ok,